contagi è in preoccupante risalita, ribadisce il Premier Conte che dopo il nuovo DPCM spiega misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown. Tutela della salute e dell'economia devono andare di pari passo. Mario De Pizzo. All'indomani della firma del DPCM il Premier Conte ne ribadisce le ragioni. La tutela della salute deve coesistere con la difesa dell'economia. Sottolinea la gravità della fase dell'emergenza, ma invita ad aver fiducia e ad alimentarla con comportamenti responsabili. Così spiega, abbiamo esteso la rete di protezione. Abbiamo evitato di cadere nella trappola della falsa dialettica tra tutela della salute e tutela dell'economia. Dobbiamo tenerlo presente oggi, al cospetto di una curva dei contagi in preoccupante risalita. Il DPCM arriva al termine di un lungo confronto con la maggioranza in cui non mancano opinioni diverse. Il Premier opta per una linea meno rigorista ma che chiarisce e offre una risposta tempestiva. L'occupazione ha bisogno di sostegno, afferma Conte. Aiuteremo i settori più colpiti ma non con sussidi a pioggia. Dobbiamo cogliere l'opportunità del Recovery Fund. In conferenza stampa Palazzo Chigi interviene anche sul MES. Lo valuteremo, spiega, ma non possiamo prescindere da un dato e un prestito genera debito pubblico da ripagare con tasse o tagli. E aggiunge, con la ripresa economica potrebbe risultare meno conveniente sul piano degli interessi. Se avremo fabbisogni di cassa, sicuramente tra gli strumenti finanziari che dovremo considerare c'è anche il MES. Ma se questo non accade, evidentemente prendere il MES come dire, per risolvere una disputa nel dibattito pubblico non ha senso. E sul DPCM tensione tra esecutivo e sindacati.